Grande fermento a Vallo della Lucania per la visita del ministro della giustizia Andrea Orlando. Stamattina il ministro è giunto nel paese cilentano per far visita a quello che è l'unico punto di riferimento per la giustizia del Cilento e del Vallo di Diano. L'obiettivo della visita è quello di aiutare tutti i tribunali in difficoltà e che non riescono a garantire performance in linea con la media nazionale. Nella fattispecie il tribunale di Vallo della Lucania è in grave ritardo per quanto riguarda il settore civile. Stiamo visitando i tribunali che sulla base dei dati di cui disponiamo hanno situazioni di affanno nel settore civile per provare ad affrontare le cause di queste difficoltà, mettendoci a disposizione, provando a cercare di dare una mano per provare a migliorare queste performance che sono essenziali dal punto di vista della ripresa economica e anche naturalmente della fiducia tra cittadini ed istituzioni. Ad accogliere il ministro una schiera di avvocati e magistrati e anche il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, De Luca. Allora, scusatemi, era solo per dare il benvenuto al ministro che dimostra con questa sua visita, come le precedenti e anche le successive, di avere particolare attenzione per la situazione dei tribunali che hanno segni di sofferenza soprattutto nel civile ma anche nella risposta di giustizia penale. Da parte nostra non possiamo che essere contenti di questa attenzione e speriamo di trovare il sistema di poter coniugare le risorse con l'organizzazione, che sono le due cose senza le quali, come ognuno di voi potrà capire, non si possono fare dei programmi, non si possono avere prospettive positive. La compagine dei magistrati di Vallo, come sapete, è tutta fatta di giovanissimi magistrati che sono mossi dalla voglia di fare, dalla voglia di rispondere alle domande di giustizia che il nostro territorio propone. Bisogna però fare in modo che si possa lavorare con maggiore tranquillità, maggiore efficienza, senza dispersione di tempi e di energie. E in questo, come abbiamo avuto occasione di dire in altre circostanze, anche il ruolo dell'avvocatura e della mediazione dell'avvocatura è molto importante.